All'interno del rapporto annuale sui farmaci in Toscana per il 2019, recentemente presentato dall'Agenzia Regionale di Sanità, è presente anche un capitolo dedicato ai farmaci antidepressivi e alle diverse traiettorie di trattamento seguite a Firenze e a Bologna. Ne parliamo con il dottor Ipazio Cosimo Antonazzo del gruppo di ricerca che ha condotto lo studio. Quali sono le particolarità del consumo degli antidepressivi in Toscana e i trend? Questo studio ha incluso un grande numero di soggetti, parliamo di circa oltre 170.000 soggetti tra l'area fiorentina e l'area bolognese. Una particolarità è sicuramente il poter seguire, avere la possibilità di seguire questi pazienti per un lasso di tempo ampio, perché noi abbiamo seguito i soggetti per 5 anni e in letteratura il tempo medio degli articoli pubblicati si aggira intorno ai 2, massimo 3 anni. Analizzando i cluster di utilizzo, quindi come questi farmaci sono stati impiegati e utilizzati durante l'intero periodo di osservazione, non si è notata una grande differenza tra le modalità di utilizzo, quindi tra coloro che magari interrompevano il trattamento e coloro invece che magari lo prolungavano nel tempo. È pur vero che però si è osservato che in Toscana, nell'area fiorentina, c'è un'incidenza maggiore di soggetti che iniziano un nuovo ciclo di trattamento. Quindi magari sarebbe interessante andare a valutare anche in futuro cosa c'è nei cluster, nelle diverse modalità di utilizzo per poter caratterizzare meglio il paziente e capire se le differenze possono essere date da un lato a questa leggera prevalenza di cicli lunghi, ma magari anche a comorbidità o comunque in generale proprio i soggetti che sono inclusi nei vari cluster. Quale luce getta il vostro studio sulle motivazioni alla base di queste particolarità? Se da questo studio, dei risultati emersi da questo studio, una prima deduzione che si può fare è che probabilmente nell'area fiorentina, quindi se la prendiamo come campione di tutta l'intera regione, si può pensare che c'è meno stigma da parte della popolazione fiorentina verso questo tipo di trattamento, e questo sicuramente da un lato aiuterebbe i soggetti a iniziare un trattamento con tali farmaci e quindi magari anche a poter fare un ciclo completo, quindi comunque a rimanere in trattamento nel lungo termine. D'altro canto andrebbe anche magari, varrebbe la pena chiedersi se magari se ne usano troppo poco nelle altre realtà, o magari se nelle altre realtà vengono utilizzati più altri farmaci per alcune patologie rispetto magari agli antidepressivi. Quindi sì, sicuramente il tessuto sociale in cui questi farmaci vengono utilizzati è un fattore importante da tenere in considerazione nello studio degli antidepressivi.